Andrea De Comondo questa mattina sulla stampa nazionale. Grazie ancora e benvenuto. Grazie, grazie a voi. Io sono al secondo anno, vengo qui per la seconda volta a inaugurare Comondo, lo faccio con grande piacere e anche con grande orgoglio italiano. Guardate, non orgoglio del governo, della maggioranza, ma orgoglio italiano. C'è l'orgoglio di poter dire che qui c'è la manifestazione più importante al mondo che parla di green, che parla di tecnologie ambientali, che ospita 1300 aziende provenienti da 20 paesi su quasi 7 ettari, 70.000 metri quadri, che cresce di anno in anno. Per me è un orgoglio essere qui perché vuol dire che l'Italia c'è. Sul panorama internazionale, non più solo su quello europeo, ma ben oltre, l'Italia c'è, con le sue tecnologie, con le sue idee. E allora bisognava che il governo fosse qui, che il ministro dell'ambiente fosse qui, che intervenisse non tanto a inaugurare in termini formali, ma in termini sostanziali, cioè girare per gli stand, incominciare a confrontarsi, perché il rischio che noi non dobbiamo correre è quello che la politica rimanga dietro una scrivania e abbia l'idea di sapere tutto, che è una stupidaggine colossale. È il luogo del confronto, Comondo, è il luogo del dialogo. Se noi abbiamo come governo, e poi quando passerà la norma di stabilità, come Parlamento, messo 55 miliardi di euro per 15 anni, significa che l'idea, la visione, che va ben oltre il ruolo del singolo ministro in questo momento, è una visione molto più ampia, però è una visione che dobbiamo costruire insieme, perché c'è il rischio che questi denari, che questi fondi non servano allo scopo. Qual è lo scopo? Far sì che economia e ambiente finalmente non camminino in modo separato, distonico. Noi siamo cresciuti, la mia epoca è cresciuta dicendo: se investi in economia non puoi tutelare l'ambiente. È una corbelleria clamorosa, una stupidaggine clamorosa, si possono fare insieme. Un Green Italy già esiste e credo che le aziende l'abbiano intuito ben prima della politica. Adesso tocca alla politica prendere coscienza di questo e non lo deve fare da solo, lo dobbiamo fare insieme. Ecco perché io vengo qui. Vengo qui perché in questi giorni si celebra il momento del confronto e del dialogo. Questo confronto e questo dialogo ci deve portare a che cosa? A utilizzare, a sfruttare questo momento. L'Italia è matura. Cosa ci aspetta dal 1 gennaio dell'anno prossimo? Incominciare a sburocratizzare il sistema degli investimenti. Incominciamo a sburocratizzarlo, ma per poterlo fare lo dobbiamo fare insieme. Guardate, io dal primo giorno che sono ministro, quindi Conte 1, e ho continuato Conte 2, ho costituito una commissione mista, 50% pubblica amministrazione, 50% mondo del privato, perché da soli la pubblica amministrazione non è in grado di sburocratizzare, lo dobbiamo fare insieme, e ha già portato dei bei risultati. Molti cantieri si aprono, come ha detto il sottosegretario Fraccaro e il sottosegretario Misiani, si apriranno nei primi mesi dell'anno prossimo, perché insieme l'abbiamo costruito questo link, questo sistema. Adesso abbiamo questa occasione unica e irripetibile, tra l'altro con un'Unione Europea che dice che nei primi 100 giorni le prime norme europee che farà il Parlamento Europeo sono tutte sull'ambiente e sullo sviluppo economico ecosostenibile, non sostenibile, ecosostenibile. Bene, l'occasione è unica, non so quante volte sarà ripetibile. Facciamolo assieme, io sono qui apposta e non defletto da questo punto di vista. Dobbiamo essere estremamente operativi e in me troverete sempre colui che si interfaccia con chiunque, sempre e con chiunque. Buon lavoro a tutti e buon Ecomondo a tutti. Grazie. Grazie, grazie al Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare Sergio Costa. Siamo pronti allora al taglio del nastro, ci raggruppiamo vicini, io tolgo le mie cose e procediamo allora all'inaugurazione ufficiale di questa 23esima edizione di Ecomondo, 13esima di Key Energy.
quest'anno anche il biennale Salve, il salone dei veicoli per l'ecologia, insieme in collaborazione con Anfia e DPE per la Power Generation, davvero un panorama completo. Io vi ricordo che fra pochissimi minuti in Sala Neri si avviano gli stati generali della Green Economy, quindi vi invito a trasferirvi in platea per ascoltare la relazione del Presidente Ronchi. A margine del taglio del nastro, qualche minuto per la stampa qui a bordo palco per incontrare i relatori. Buona fiera a tutti. Grazie.